che stai lontano da Noto, non molto lontano. Cosa hai da dire immediatamente a chi ci ascolta, a chi sta vedendo, dici, ma che sta succedendo? Sta succedendo. E allora, ti dico, qualche cosa vediamo, un po' di parole. Femmine, uomini, amici cari, se volete avvicinare, poesia in siciliano vi facciamo ascoltare. Se qualche volta avesse a sbagliare, siete gentili, ma da perdonare. Signoranno di anni ad capire, cominciamo con le poesie, statemi a sentire. Le vie e i quartieri caratteristici vi facciamo visitare e allo stesso momento qualche poesia vi facciamo ascoltare. State sicuri che non vi stancate e sto splendori paesi visitati. Sarà una gioia che vi resterà dalla mente e non sentite stanchezza perché camminiamo lentamente. Io non ho niente oggi da fare, qualche storia vi volesse raccontare. Spero che non vi faccia annoiare, con pochi pazienza vado ad ascoltare. Se poi non vi piace, mi lasciate solo, senza battermi mano, mi mandate a fanculo. A così io capisco che tempo sprecato mi guagli i pupi e me ne torno e non ne trovato. Allora amici tutti che siete qui con noi a condividere questo bellissimo momento che vorremmo che appunto fosse bellissimo al massimo e a cui collaborerete tutti quanti con del vostro, vi spiego. Da noi non nulla è programmato e quindi è massima la mia apertura all'avventura. Quindi Salvatore Conte mi dice. Dedichiamo due parole per questa grande disgrazia che ha colpito l'Abruzzo, le Marche e il Lazio. No, se lo tieni tu mi fai un favore. Terremoto, sinistro evento, un sordo boato, la terra trema, con lugubre lamento. Occhi sbarrati dal terrore, cieco sgomento, anime vaganti senza meta né certezza, gente senza faccia, sbarrita, gente persa, senza vita, non sa cosa aggrapparsi, tradita, da quella stessa terra altre volte amica, spera che la tempesta sia finita. Grazie a Salvatore Conti, poeta che sta a Noto.